Il quarto appuntamento di Mondo Asi ve lo raccontiamo da Vieste in occasione della 28ª edizione della Targa di Capitanata. Vieste, ma non solo, Peschici, Pugno Chiuso, Mattinata, Monte Sant'Angelo e poi una sorpresa forse mistica, forse no, ma che sicuramente ricorderete nel tempo. E poi, beh, tanta bontà, quella di questa 28ª edizione della Targa di Capitanata. La Targa di Capitanata, nell'ultimo fine settimana di maggio, ha regalato emozioni e spettacolo, registrando consensi unanimi grazie ad un mix di rara bellezza ed efficacia di storia, turismo e tradizioni. Non è mancato il confronto con il cronometro, dove ad imporsi è stato l'equipaggio siciliano Baviera Baviera a bordo della loro A112. Al secondo posto si è piazzato l'evergreen foggiano Marcello De Vivo al volante della sua MGB, mentre terzo ha concluso Filippo Becchina su Porsche 356B. La 28ª edizione della Targa di Capitanata è stata organizzata dall'Automotoclub storico Dauno. Ormai la propensione, almeno per quello che riguarda il mio modo di vedere le manifestazioni di regolarità, è sicuramente quella di abbinare agli aspetti divertenti delle prove di abilità anche gli aspetti culturali della valorizzazione del territorio, del nostro territorio, che probabilmente ogni organizzazione penso che fa o cerca di fare. Vi hanno partecipato una cinquantina di auto storiche provenienti da tutta la penisola, che fin da subito hanno catturato l'attenzione generale, scorazzando per le spettacolari e impegnative strade del Gargano, da Vieste a Peschici, dalla foresta Umbra a Monte Sant'Angelo e Mattinata, da Pugno Chiuso a Vieste ancora. Fiore all'occhiello di questa edizione è stata la visita all'Abbazia di Santa Maria di Pulsano, patrimonio dell'UNESCO. Un posto sicuramente molto interessante che dà delle sensazioni particolari, quindi è sicuramente un fatto nuovo per la nostra manifestazione. Non eravamo mai venuti in questa zona e quindi con piacere siamo riusciti, grazie anche alla disponibilità di frate Pietro, che è il referente qui dell'Abbazia di Santa Maria di Pozzano, la possibilità di venire, di essere guidati su uno dei percorsi degli eremi, perché qui ci sono degli eremi molto interessanti, per cui lo stesso frate Pietro ci farà da guida, per poi restare a pranzo nel refettorio dell'abbazia, dove in via del tutto eccezionale siamo stati accolti con attenzione dalla struttura, ecco, che non è aperta al pubblico. Cuore pulsante è stato l'elegante e raffinato Park Hotel Pizzomullo, che ha accolto tutti i partecipanti e da dove è iniziata e conclusa la manifestazione automobilistica. Questa è una balilla del 35. Rimaniamo nell'ambito delle anteguerre, ci spostiamo a Genova e andiamo a vedere cosa è successo al circuito della Superba. Tutte anteguerra. Ground control to Major Tom. L'appuntamento non ha deluso le attese. La rievocazione del circuito della Superba ha portato a Genova, grazie all'organizzazione del Veteran Car Club Ligure, una cinquantina di auto storiche anteguerra, certificate ASI, fedeli testimoni di un importante passato automobilistico. In Corso Italia, la strada a mare amata dai genovesi, lo spettacolo è stato grande ed il pubblico presente ha gradito.
Nella competizione di regolarità ha prevalso, al termine di 5 giri di un percorso con strada chiusa al traffico veicolare e delimitato tra via Piave e via Campanella, Giampaolo Billi su Fiat 508C del 1938. Sul podio Michele Pestarino su MGTF ed Enrico Bruno su Lancia Artena. Ma sarebbe riduttivo considerare il circuito della Superba unicamente nella giornata agonistica di domenica 22 maggio. Le auto storiche, alcune provenienti anche dalla vicina Francia, hanno fatto il loro ingresso in città venerdì mattina. Superate le verifiche, si sono dirette a Rapallo per la cena di benvenuto. Sabato la carovana storica ha fatto visita alla Riviera del Levante, partendo da Rapallo fino a giungere nella sempre incantevole Sestri Levante. Riaccesi i motori, le old car hanno fatto ritorno nel capoluogo ligure. Domenica mattina tutti in Corsa Italia per il grande spettacolo motoristico. Tra le tante bellezze a quattro ruote, molte hanno fatto girare letteralmente la testa, vanno sicuramente menzionate una Lancia Theta Sport del 1915, una Buick Touring 25 del 1914 ed una Singer Le Mans del 1933, arrivata dalla Francia. La kermesse si è conclusa con il pranzo e le premiazioni ospitate presso il Park Hotel di Corso Italia. In attesa di un'altra tappa della targa di Capitanata, noi ne approfittiamo per spostarci a Jesolo e andare a vedere che cosa è accaduto alla quinta edizione di ASI Go Car Show. Lo spettacolo è stato entusiasmante e pubblico, piloti e addetti ai lavori sono rimasti ampiamente soddisfatti. La quinta edizione di ASI Go Kart Show, ospitata dal 20 al 22 maggio sulla pista azzurra di Jesolo, ha raccolto unanimi consensi dando fin d'ora l'appuntamento per il prossimo anno. In pista si sono alternati oltre 150 kart, garantendo dal primo all'ultimo giro uno spettacolo emozionante. Bravissimi anche tutti i piloti che fin da subito hanno interpretato al meglio lo spirito della manifestazione, che da quando è nata vuole essere un momento conviviale di amicizia nel nome della passione per il kart e non una pura competizione agonistica. Ma sì, c'è stata la partecipazione straniera, dall'Inghilterra sono giunti 25 kart con 22 drivers, dalla Francia 14 e 11 piloti, e poi rappresentative da Svizzera, Repubblica Ceca, Germania e Olanda. Decisamente nutrita e di ottimo livello, la partecipazione italiana, composta da oltre 70 kart e 50 piloti. All'appuntamento sono intervenuti anche il campione Arm Schurman, ricordato da tutti come l'olandese volante e oggi titolare di un prestigioso museo di kart, e gli italiani Gabriele Gorini, vincitore del titolo italiano nel 71 e di due edizioni nel 72 e nel 73 della Coppa dei Campioni, e Marcello Zazzaroni. Eppure intervenuta, a conferma della continua crescita della manifestazione, anche una delegazione della Commissione Internazionale Kart con il presidente Kees van de Grint. Oh,
Meritato successo dei fratelli Cappella alla 21esima edizione della Coppa Borzacchini ospitata a Terni nel primo fine settimana di giugno. La vittoria è stata netta e meritata. Sul podio Giampaolo Paciaroni e Mazzella Marocco. In gara, come da alcuni anni, erano presenti anche mezzi istituzionali. In rappresentanza dei carabinieri, l'Alfa Giulia portata in strada dal luogotenente Franco Fiumara in coppia con l'appuntato scelto Claudio De Maio, mentre per l'esercito è intervenuto il colonnello Luigi Cipitelli in coppia con il luogotenente Pietro Troia a bordo di una Lancia Aprilia. Presente anche Fabiola Borzacchini, la nipote di Bacconigna. Alla partenza da Terni, tutte le vetture hanno esposto un drappo rosso a testimonianza dell'impegno contro le violenze sulle donne. Grande successo, belle auto, giornate belle, il sole ci ha assistito, tranne ieri sera che c'è stata una breve pioggia. Comunque siamo stati benissimo, non ci sono stati incidenti di percorso, tutto è filato luce secondo la tradizione, secondo l'organizzazione come era stata predisposta. Dall'eremo di Santa Maria di Pulsano, risalente al VI secolo, siamo sempre nell'ambito della targa di Capitanata e ci spostiamo adesso al Gran Tour delle Marche. Da Iesi a Sinigallia, da Sinigallia a Cingoli e poi ancora a Castel Raimondo e al Borgo e al Castello di Lanciano. Queste sono state le tappe che hanno sancito il successo dell'ottava edizione del Gran Tour delle Marche, organizzato dai club Cimae di Iesi, Auto Club Fagioli di Osimo, il Campe di Porto San Giorgio Fermo e dal Caspin di Ascoli Piceno. Qui nelle Marche si effettua uno dei più bei raduni del club d'Italia, sono cresciuti i club, sono cresciute le iniziative, è cresciuta soprattutto la voglia di vivere assieme i momenti belli del motorismo, quindi poter riunire più club certamente porta una maggiore qualità anche sotto il profilo tecnico storico dei veicoli. Vi hanno partecipato nel primo fine settimana di giugno e provenienti da tutta la penisola un'ottantina di equipaggi. Siamo appunto all'ottava edizione, quindi ormai si può dire che abbiamo decisamente una profonda sintonia tra noi. I club non sono soltanto qui della zona, ma sono anche più lontani, sempre delle Marche naturalmente, ma sono anche della zona dell'Ascolano. Quindi questo significa che c'è una unione di intenti tra tutti noi. L'elemento emergente è l'amicizia. Assolutamente sì. Questo è quello che ci consente ogni anno di rinnovare l'appuntamento. Se non ci fosse l'amicizia e fossimo qua soltanto per organizzare un evento, non riusciremo sicuramente a farlo nel modo e nella presentazione così, diciamo, ricca ed estesa che abbiamo. Alla passerella di Corso Matteotti a Iesi è intervenuto anche il vice sindaco. In dettaglio ho visto anche proprietari orgogliosi che esibiscono e sono disponibili a raccontare i propri mezzi, e questo credo che abbia un valore aggiunto alla manifestazione. Ecco gli appuntamenti della settimana. Manifestazione di abilità cronometri liberi. 16-19 giugno, Saperi e Sapori del Salento. 16-19 giugno, Le Mitiche Sport a Bassano, Bassano del Grappa. 19 giugno, Sesto Raduno Alfa Romeo, Gubbio e dintorni. 25-26 giugno, Trofeo Scarfiotti, Maceratese. 26 giugno, 40° Castellarquato Vernasca, Piacenza, Castellarquato.
25 e 26 giugno, Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori, provincia di Varese. Manifestazioni di abilità cronometri meccanici. 24-26 giugno, circuito di Avezzano. Manifestazioni di abilità Formula ASI. 26 giugno, rievocazione Stallavena Bosco, Verona e provincia. Evento turistico-culturale con rilevamenti di passaggio. 19 giugno, settimana motoristica di Senigallia. Evento turistico-culturale. 17-19 giugno, Coppa Tindari, Messina e provincia. 17-19 giugno, Costa d'Amalfi. 19 giugno, spiderando sulle Dolomiti, Alto Adige. 24-26 giugno, rievocazione storica Torino-Asti, Torino 1898. Concorsi dinamici. 17-19 giugno, Vernasca Silver Flag, Castello Arquato. Raduni di marca. 24-26 giugno, raduno internazionale Carman Ghia, Trentino Alto Adige. 25-26 giugno, le lancia e le strade consolari romane, Lappia, Latina, Terracina, Cassino. Raduno di modello, 16-19 giugno, Lingo 80 anni dopo, Torino. 26 giugno, raduno Maggiolini e derivati, Umbria. Mostra, 26 giugno, Historic Day, Vicenza. Manifestazioni veicoli utilitari. 17-19 giugno, raduno di Sanvio, Marano Lagunare. Si chiama Etna Sprint, l'appuntamento è per il 25-26 di giugno, uno sprint che si tuffa nel passato. Auto storiche, sprint. Sì, effettivamente la nostra montagna, l'Etna, si presta moltissimo a questo tipo di manifestazioni. È chiaro che in passato si sono svolte tante gare di velocità, la più importante ovviamente è Catanetna, così la Lingua Glossa Piano Provenzana, così la Giarre Montesalice Milo. Ovviamente noi la facciamo come rievocazione, quindi questa parola sprint significa che oltre ai fattori culturali e turistici che ovviamente Vulcano offre, ci dà pure uno sprint di agonismo, un piccolo agonismo che non guasta per far sì che un po' tutti i nostri partecipanti possano godere di più cose. Sempre dalla targa di Capitanata verso un altro servizio, vediamolo, sorpresa. Il Veteran Club Valle d'Itria di Martina Franca ha organizzato la 31esima edizione del raduno tra le masserie. Si è iniziato sabato 21 maggio con partenza da Martina Franca e arrivo a Alberobello. Il percorso è stato piacevole e rilassante, costeggiato dai tipici muretti a secco oltre i quali lo sguardo cade su masserie e trulli, disseminati nella campagna ricca per lo più di ulivi, frutteti e vigneti. Giunti ad Alberobello, gli equipaggi hanno potuto concedersi una passeggiata a piedi tra i trulli. Una miriade di coniche collocati nel centro urbano, fitti e alteri, offrono al visitatore un colpo d'occhio fiabesco. Domenica 22 maggio si è iniziato con il consueto incontro nella piazza centrale di Martina Franca, dove le numerose auto, un centinaio circa, hanno potuto farsi ammirare da appassionati turisti e curiosi, dando la possibilità nel frattempo agli equipaggi di concedersi una gustosa colazione e per i meno pigri una passeggiata tra la bianco calce delle casette del centro storico e il barocco dei palazzotti nobiliari. Nella tarda mattinata gli equipaggi sono ripartiti alla volta di Masseria Pilano, autentica struttura del 1700 di grandi dimensioni e ben conservata, dove si sono potute assaporare le prelibatezze locali. Successivamente, percorrendo le strade lungo la Murgia sud-orientale, si è giunti alla masseria Parco delle Querce, dove si è conclusa la riuscita manifestazione. Oh,